Benissimo, allora ne abbiamo parlato, ne ho anche scritto qualcosa sulla pagina Facebook, sul trattato del Quirinale, ma soprattutto sugli allegati del trattato del Quirinale. È molto meno peggio, diciamo, di quello che pensavo all'inizio, dopo un'attenta lettura appunto del trattato. Rimangono comunque da parte mia alcune perplessità, ma non lo vedo tragico come pensavo all'inizio. Tu invece hai una visione più positiva del trattato. Diciamo, io ho una visione, lasciamelo dire, pragmatica e realistica del trattato. Io parto dal presupposto che l'Italia, non aveva trattati del genere con i grandi paesi europei, aveva accordi strategici, ma di minore entità, non trattati del genere, per cui da questo punto di vista l'Italia fa un passo avanti. Mi auguro che ci sia un trattato analogo in futuro e se ne parla già anche con la Germania, paese con il quale abbiamo interessi economici e anche strategici in comune, così come con la Francia. Non dimentichiamo che stiamo parlando di due paesi, la Francia e la Germania, che sono nostri grandi partner economici, commerciali, con cui abbiamo decine e decine di miliardi di interscambio commerciale e quant'altro. Io lo giudico positivamente, con questa, come dire, premessa, pragmatica, perché, questo trattato, finalmente dà ai rapporti tra Francia e Italia una cornice, chiara, una cornice certa. E entro questa cornice, se l'Italia vorrà, potremo anche, come dire, gestire meglio certe fughe in avanti, lasciatemelo dire, francesi, o certe, come dire, peculiarità tutte francesi. Ecco, prima non c'era niente, adesso c'è effettivamente un quadro importante. C'è uno sfondo, che ci consente appunto di impostare al meglio la nostra relazione, insomma. Siamo stati in competizione su alcuni dossier in passato, assolutamente, uno per tutti, quello libico. Ultimamente in Libia le cose stanno andando meglio. Siamo stati in competizione anche su alcuni dossier industriali, ma non dimentichiamoci, se parliamo di industria della difesa, che tra Italia e Francia ci sono esempi di assolutamente virtuosi. Prendiamo le joint venture spaziali tra Leonardo e Thales, per esempio. Prendiamo il grande programma FREMM, che comunque è stato un esempio virtuoso di cooperazione internazionale, anche poi, se poi alla fine sono uscite fuori due, come dire, configurazioni di navi diverse che si fanno concorrenza, però insomma è stata una cooperazione che ci ha garantito, come dire, una solida base su cui affrontare e con la quale affrontare il problema dei costi di progetto, di costi di esercizio, che sono tradizionalmente molto onerosi. Abbiamo la recente joint venture tra Fincantieri e Naval Group, il programma per le future corvette europee, con cui appunto cooperiamo assieme alla Francia. Per cui i dossier che ci vedono allineati sono molti. Ultimamente c'è stato un allineamento anche sul Sahel, sulla politica del Sahel, dove comunque condividiamo alcuni interessi comuni. Per cui tutto sommato si tratta di un trattato che ha un fondo di razionalità e che comunque ci può essere utile, e che soprattutto consente all'Italia di fare un passo in avanti, ecco, rispetto a quelle che sono le relazioni, tra grandi paesi europei. Sì, a mio avviso non è assolutamente da annabutare il trattato, anche come qualcuno ha detto, può essere una camera di compensazione per quando Assolutamente ci sì. sono attriti appunto tra la Francia
e Italia. A mio modo di non vedere, però, visto che se l'Italia è l'Italia, e grazie alla Piemonte che per secoli come dire, si è barcamenato tra potenze, quella volta molto superiori a lui, e ha saputo sfruttare appunto questo barcamenarsi tra potenze, e comunque è assolutamente indispensabile un trattato non solamente con la Germania, ma a mio modo di vedere anche con la Spagna e con il Regno Unito, con il Regno Unito soprattutto dal punto di vista della difesa. Assolutamente, con il Regno Unito abbiamo comunque una serie di accordi strategici di alto profilo, e abbiamo comunque una cooperazione militare di alto profilo, molto più importante, più solida di quella che abbiamo con la Francia. Insomma, ricordiamo con il Regno Unito i grandi programmi aeronautici, dal Tornado all'Eurofighter, in sostanza. Insomma, siamo assieme sul Tempest. Si tratta di programmi di straordinaria valenza strategica, industriale, tecnologica e così via. Per cui, ripeto, il punto vero è che l'Italia si deve dotare di questi trattati, di questi accordi con i grandi paesi europei, perché negli scenari futuri, ancor più di adesso, ancor più rispetto al passato, negli scenari futuri sarà necessario avere una massa critica superiore per affrontare le grandi sfide della competizione tecnologica, della competizione sulla comunicazione, sulle narrazioni e così via. L'Italia già è un paese debole, tradizionalmente, storicamente, culturalmente debole, che ha una genesi e una storia del tutto peculiare. Immaginiamo se questo paese da solo, no, come vorrebbero certi sovranisti denoantri, sia in grado di affrontare le sfide come quelle della super competizione tecnologica, piuttosto che della competizione per lo sfruttamento delle risorse del Mediterraneo. Insomma, ecco, molto meglio fare buoni accordi, molto meglio avere dei buoni alleati, ma questo significa anche crescere come sistema, e qui, come dire, vengono le dolenti note, semmai. Ma infatti io non ho paura tanto dei francesi in questo trattato, che comunque hanno avuto spesso verso l'Italia, a mio modo di vedere, anche una politica di tentativi predatori. Vediamo la NATIM, ma vediamo il tentativo anche di entrare nell'ENI, come nelle altre industrie strategiche, la Leonardo e così via. La mia paura è la mancanza di capacità nell'affrontare a viso aperto, alla pari, gli eventuali contenziosi con i francesi da parte degli italiani stessi. Quella è la mia. Allora, questo è tradizionalmente il nostro limite rispetto alla Francia, però noi dobbiamo, come dire, crescere da questo punto di vista. Dobbiamo porci nell'ottica di diventare più forti, di superare certe, come dire, bizantinismi e certi fazionismi che comunque sono connaturati e sono tradizionali rispetto a quella che è la politica estera, di difesa e di sicurezza italiana, e la politica in genere italiana. Io credo che negli ultimi anni abbiamo, anche in campo difesa, abbiamo fatto passi in avanti da gigante. Prendiamo per esempio al modello G2G, che è una novità che è stato introdotto nel nostro sistema normativo. Ora mi auguro che venga anche, venga deliberato anche il nuovo regolamento che darà attuazione alla normativa sul G2G, però sono strumenti strategici di cui il nostro paese si è dotato. Prendiamo la legislazione sulla Golden Power, che consente di mettere in sicurezza le aziende strategiche, le aziende più importanti del paese.
Per cui sì, siamo sempre italiani, siamo sempre noi, ci piace litigare, ci piace, come dire, parlare di noi in termini sempre negativi, ci piace mostrarci come non siamo, però abbiamo fatto anche dei passi davanti e mi auguro che ne faremo ancora di più da questo punto di vista, altrimenti non saremo in grado di affrontare le sfide degli anni futuri. Insomma, un altro aspetto positivo è la crescita delle spese militari e della difesa in piena pandemia, no? Quando qualcuno in casa nostra ci diceva che in piena pandemia bisognava comprare meno F-35 e meno Eurofighter e spendere di più per la sanità, correttamente invece il ministro Guerini ha portato avanti una politica di ammodernamento dello strumento militare, quindi di investimento nelle capacità dei militari, che è assolutamente virtuosa per una ragione molto semplice, perché l'investimento in tecnologia militare, in tecnologia difesa, è un investimento che rende, perché si tratta di alta tecnologia, perché si tratta di un investimento con un elevato moltiplicatore, si tratta di tecnologie e sistemi che garantiscono la resilienza del paese. Ricordo che l'industria della difesa, almeno fino a un certo livello, perché ovviamente se va in quello che in termine tecnico viene detto overkilling, abbiamo l'effetto contrario, però che a livello italiano nei settori della difesa, ad esempio quello navale, abbiamo il più grosso moltiplicatore, perché per ogni euro speso c'è un ritorno in PIL, correggimi se sbaglio, tra i 2,5 euro e i 3,5 euro assolutamente più. Sì, assolutamente sì. Ripeto, l'investimento in tecnologie militari è un investimento che rende, è un investimento produttivo, è un investimento che ha ricadute oltre che sul piano occupazionale, appunto sul piano dell'economia complessiva di tutto il sistema. Ecco, io volevo chiedere una cosa che leggo anche, che lo sta chiedendo anche un po' Gabriella nella chat, per quello che riguarda la nostra industria della difesa. Come tu dicevi prima, ci sono anche esempi di cooperazione molto, molto positivi tra noi e la Francia. C'è però da mettere in conto che dobbiamo pensare che alcune aziende che oggi sentiamo nostre come italiane possono domani avere una proprietà più mista, quindi anche italo-francese o più composita. Parlo della difesa. Guarda, assolutamente, ti rispondo molto semplicemente. Io non credo al fatto che, come dire, con una proprietà straniera un'azienda italiana debba per forza, come dire, licenziare oppure andare peggio che con la proprietà italiana. È molto, da questo punto di vista, l'economia è molto laica, nel senso che prendiamo il caso di Avio Aero, che ha una proprietà americana, che è quella di General Electric, che è un gioiello di azienda, un fiore all'occhiello comunque dell'industria italiana, perché è rimasto un marchio italiano, perché è gestita da un management italiano e perché garantisce migliaia di posti di lavoro anche in Italia. Insomma, io non lascerei queste paure, come dire, a un passato che non c'è più, e guarderei al futuro. Il futuro è quello dell'integrazione europea, il futuro è quello dei grandi programmi di cooperazione, il futuro è quello delle grandi partnership a livello internazionale, per una ragione molto semplice, ed è quella che dicevo prima, perché da soli non andiamo da nessuna parte, da soli non siamo in grado di reggere la concorrenza, da soli non siamo in grado di reggere la competizione. Per cui ben venga l'integrazione, ben vengano i grandi programmi di cooperazione internazionale, il Tempest, pensiamo magari in futuro anche a quello che viene chiamato carro europeo, che fino a un certo punto sembrava una partita, una questione solo franco-tedesca, ma che in realtà a un certo punto come questione si è riaperta. Per cui io sono assolutamente d'accordo con questa spinta all'integrazione sul piano europeo, e
E credo e auspico che le aziende italiane non abbiano nessun timore a entrare in grandi partnership internazionali. Del resto non mi pare che lo abbiano. Abbiamo visto Leonardo, stiamo parlando di un'azienda che ha, solo per citare un numero, 7.500 dipendenti nel Regno Unito piuttosto che 3.000 in Polonia. Oppure prendiamo la Fincantieri, che è un gruppo che ha una presenza in 20 e passa paesi del mondo, che occupa migliaia di persone in paesi diversi dall'Italia, insomma. Ecco, ci avviamo alla conclusione, quindi ti farò due domande secche prima di lasciare magari l'ultima domanda ad Emilio. Visto l'auspicato anche poi nel programma di attuazione del trattato di sempre più cooperazione in fatto di difesa, integrazione di industrie, ci può essere qualche pericolo per il Tempest, visto che appunto è svedese, italiano e inglese, magari con la Francia che tenta di proiettarci sul FCAS franco-tedesco? Ma guarda, non credo, il Tempest è una partnership che ha già una sua impostazione, che ha già una sua direzione precisa. E, tra l'altro, il Tempest si pone in perfetta continuità con quelle che sono state le esperienze del Tornado e dell'Eurofighter. E anche con il Tornado e con l'Eurofighter noi abbiamo cooperato con gli inglesi. Peraltro con gli inglesi condividiamo anche il velivolo di quinta generazione, cioè l'F-35, cosa che Francia e Germania non hanno. Per cui io credo il Tempest sia, come dire, orientato già in una certa direzione, sia un programma che ha già dei presupposti molto solidi, come del resto il FCAS o lo SCAF, che si dir si voglia, franco-tedesco. Quello che auspico è che magari tra i due programmi si possano trovare delle sinergie, magari sul motore piuttosto che sugli armamenti, piuttosto che sulla sensoristica e così via. Però pensare di mettere nello stesso programma aeronautico per un caccia al quale poi sono collegati tutta una serie di effettori e di droni, mettere nello stesso programma l'industria francese, tedesca, italiana e inglese mi pare un po' eccessivo. Sì, anche perché per una volta siamo avanti ai francesi e ai tedeschi, almeno negli aerei di quinta generazione. Ti faccio un'ultima domanda invece dal punto di vista Fincantieri, anche perché riguardo a Naviris e così via ci sono delle frasi di Giordo, che è il responsabile del settore militare di Fincantieri, che poneva alcune dubbi, chiamiamoli così, sul proseguio di Naviris, cioè la joint venture tra Naval Group e Fincantieri. Abbiamo visto tra l'un e l'altro che invece c'è un'auspicata joint venture tra la Navantia spagnola e Fincantieri per i nuovi caccia, parliamo di caccia navali, cioè in DDX, e soprattutto 8 VAS, perché 8 nel settore navale è una eccellenza assoluta italiana, cioè 56 marine usano i cannoni navali italiani. Ci potrebbero essere ripercussioni da questo punto di vista, anche perché appunto un'offerta più grande, ricordiamo, l'ha fatto KNDS, quindi Krauss, Maffei, Wegmann, Nexter, dove forse più attrazione nel francese questa nella società, ma c'è di mezzo Rheinmetall. Se c'è di mezzo Rheinmetall potrebbero venire in uno scambio magari per il settore terrestre, il settore navale dei sottomarini di Thyssen Group,
e così via. Allora, ti rispondo in maniera rapida e telegrafica. Commenterò la vicenda quando questa si concluderà e quando con chiarezza sapremo che fine farà Otomelara, se effettivamente entrerà in una partnership oppure se verrà ceduta a Fincantieri, non lo sappiamo. Fino ad per ora Otomelara è dentro Leonardo, per cui come dire, il resto sono congetture su cui onestamente non mi esprimo, perché non mi piace mai esprimermi su delle congetture, ma su dati e fatti concreti che al momento non ci sono. Emilio, riesco ancora a farti, sì, abbiamo ancora qualche minuto sul Sahel, cioè il trattato del Quirinale, secondo te per l'Italia che cosa comporta di differente rispetto al Sahel e alla nostra presenza? Diciamo che in qualche misura certifica una cooperazione che è già in essere ormai da oltre un anno, sostanzialmente da un paio d'anni, mettiamola così, un anno e mezzo, per cui non mi aspetto grandi novità, se magari ci potrà essere un rafforzamento ulteriore della nostra presenza militare nel Sahel, è possibile anche nell'ottica del rientro dei contingenti dall'Afghanistan, per cui è possibile che qualche incremento di contingente ci possa, e qualche rafforzamento ci possa essere nel Sahel, che comunque è un'area per noi strategica, perché è l'area che è di accesso al Nord Africa, quindi al Mediterraneo, che è lo scacchiere di nostro interesse prioritario, come dicono tutti i documenti programmatici della difesa italiana. Per cui magari ci potrà essere un rafforzamento, e comunque ben venga una cooperazione in chiave europea in un teatro, in uno scenario come quello del Sahel, dove gli interessi sono molteplici e dove le criticità sono molteplici. Grazie Pietro, ci sarebbero tante altre in domande, perché la questione dell'Indo-Pacifico piuttosto che del Corno d'Africa, ma ormai non voglio... La prossima volta. Esatto, infatti ne andremo la prossima volta. Ho un'ultima domanda da farti sul corso di Intelligence, ce lo siamo dimenticati prima. Se qualcuno fosse interessato ad avere informazioni sul corso, come può contattarti? Molto semplicemente può scrivere alla mia mail, che è quella pubblica, che sta sul colonnino di Reed, che è pietro.batacchi@reed.it. Molto semplicemente. Io darò tutte le informazioni e le istruzioni di conseguenza. chiocciola.batacchi@reed.it. Esattamente. pietro.batacchi@reed.it. Benissimo, ti ringrazio, come dicevo all'inizio, doppiamente per essere stato con noi. Ti abbiamo rubato quei 10 minuti in più, ma gli argomenti, come li hai tratti tu, sono talmente interessanti che è difficile anche poi limitarsi e stringere. Ancora grazie. Grazie a voi. Pietro, e buona serata, e buona serata a tutti. Grazie. Buona serata. Buona serata.